Bentornati a tutti i telespettatori di Aleweb TV. Bentornata Lilletta Fornasani. Grazie, ben trovato David. Ora Finalmente sei tornato. era un po' che ci mancavi, ci hai fatto un po' soffrire, mettiamola così. Non mi Beh, pare che tutti soffrano. benvenuto il dottor Andrea Rinnovati. Grazie, grazie. Allora, stasera Lilletta ci ha fatto questa sorpresa, quindi portandoci il dottor Rinnovati, e parliamo di arte e medicina, ma direi della medicina nell'arte, quindi non, perché già di programmi come dire, sul Covid, sulla medicina ne vengono fatti tanti, noi invece ci occupiamo di storia dell'arte. E della medicina, ma quindi della bellezza, tutto sommato. Va bene, Lunetta? Sì, ora tutta, proprio tutta questa bellezza, parleremo anche di cose non tanto belle, ma nel senso sempre comunque lasciandole legate alle rappresentazioni figurative. L'onore per me è di avere anche il dottor Rinnovati, perché oltre ad essere un famoso medico, nonché affermatissimo chirurgo, ma forse non tutti, anzi direi forse pochi, conoscono il fatto che non solo è appassionato di storia, ma già si è occupato anche di arte, medicina in più occasioni. E ricordo anche un convegno da questo punto di vista fatto nella Sala dei Grandi della provincia, organizzato dalla Fraternita, alcuni anni fa. E è un desiderio ormai che coltiviamo insieme, quello anche di scrivere un libro, perché in realtà arte e medicina, e ovviamente non saremo nei primi e negli ultimi, però arte e medicina è un binomio che ha accompagnato l'umanità da secoli, quindi è bene anche parlare l'arte del sanare, no? Perché la rappresentazione anche figurativa di malattie, comunque di situazioni di dolore, fa parte proprio di una parte molto intima della storia dell'arte, diciamo così. Quindi voglio dire che non è una novità parlare di questo argomento. La scelta che comunque ho proposto ad Andrea e che ad Andrea, e ripeto, è un onore che abbia partecipato perché è anche molto occupato, quindi deve trovare il tempo per poterlo fare. È nata proprio anche diciamo così, non solo dal desiderio di fare insieme un prossimo volume, ma anche da una scelta affettiva che a me è capitato di fare in occasione così, di un ricordo familiare, perché la passione per l'arte molto spesso va di pari passo è molto tipica nei medici, diciamo così, forse anche per esorcizzare il dolore, ma anche proprio per quel legame di cui dicevo prima. E un ricordo fatto in famiglia ha portato poi alla scelta di fare queste trasmissioni. Diamo la parola subito al dottore. Vuoi aggiungere qualcosa, Lilletta, alla sua presentazione? Ma la cosa, diciamo, che mi ha interessato in maniera particolare e, se vogliamo, anche un po' mi ha intrigato, è perché Lilletta mi ha parlato sostanzialmente di Thomas Eakins, che è un personaggio estremamente controverso della pittura ottocentesca americana, che rompe un po' le righe, rompe un po' gli schemi. Subisce tutta una serie di iniziative di anche personaggi invidiosi, perché era un uomo geniale per tanti aspetti. Si orienta anche sulla fotografia stroboscopica, presentando quindi i primi movimenti del corpo umano nella danza, e quindi potrebbe essere anche considerato un antesignano dei fratelli Wright per quello che riguarda il cinema, o perlomeno viene considerato come uno dei primi che sfrutta la velocità dei fotogrammi per poter dimostrare quella che è la plasticità del corpo. Nell'Ottocento in America ci sono tutta una serie di personaggi che in questa corrente del cosiddetto verismo, iperrealismo, chiamiamola come la volete,
però presentavano il mondo in una maniera diversa, a cominciare da Asher Brown Durand, che invece faceva dei meravigliosi paesaggi che però ricordavano Claude Lorrain, non ricordavano certamente tutto quello che Eakins voleva rappresentare. Lui rappresenta dei ritratti, poi ha una vita abbastanza movimentata, c'è tutta la storia con Amelia Van Buren, la quale pittrice lei stessa, peraltro anche molto brava, anche se a noi non è arrivato praticamente niente, che nel fine della vita dice che sostanzialmente non ha ricordi di lui. E quindi diciamo che questo personaggio, che io conoscevo solo ed esclusivamente per due quadri, uno dei quali è, credo, una delle prime immagini che Liletta vorrà far vedere, e che è la clinica del dottor Agnew. Fallo vedere, Davide, per favore. Eccolo, benissimo, eccolo. Grazie. Allora, che dà una serie di spunti. Ora, non siamo in grado di vedere i particolari, ma diciamo che è una ritrattistica quasi fotografica quella che lui rappresenta. E la cosa bella, tra virgolette, che spiega anche perché, per esempio, nel mondo anglosassone ancora oggi le sale operatorie si chiamano theatre, è perché questo era un teatro chirurgico dove si rappresentava l'insegnamento di quella che era la chirurgia dell'epoca. Ora, qui noi vediamo per esempio in questo quadro che sono tutti con dei camici bianchi e la questione è importante perché sostanzialmente quello che sta a significare e rappresentare è che era cominciata tutta la storia dell'antisepsi e della sepsi. Se invece vediamo un quadro del solito pittore di 10 anni prima, che era la clinica del dottor Gross, vediamo che erano vestiti con le redingote nere, con i farfallini, perché ancora la storia dell'antisepsi non aveva preso tutta la piega che poi avrebbe preso e che è diventata fondamentale nelle sale operatorie. Ma oltre a questo, dove si rappresenta probabilmente una mastectomia o una mastectomia parziale, tutto da vedere, la cosa importante è vedere che c'è un medico che tiene il polso, quindi tiene, monitorizza sostanzialmente la storia chirurgica mentre la paziente dorme. E la cosa importante che fa raccontraltare al dottor Agnew, che qui è diciamo ritratto, ci sono molte documentazioni. Andrea, perché ancora non stanno vedendo l'immagine, quindi prima c'è ancora Eakins. Ah, no, va bene. Eakins è uno che fa tante cose, fa tanti ritratti, fa, come posso dire... No, dunque... Anche quadri diversi, tanto per fare degli esempi facili, fa dei quadri dove il realismo è impressionante. Per esempio, se uno guarda i wrestlers, che sarebbero i lottatori, oppure guarda l'intervallo della campana nel ring, oppure guarda, che ti posso dire io, piuttosto che il ritratto di Amy Mary Cooper, insomma, è chiaro che questo è un realista a tutto tondo, sì. Su questo non ci piove. Questo suo realismo lo traspone anche ovviamente quando fa vedere queste cose che sono un pochino più di impatto, perché non era così immediato presentare l'arte medica nella pittura all'epoca. Ecco, mi permetto un attimo di inserirmi, se puoi tornare, Davide, nell'immagine precedente, perché altrimenti i nostri spettatori possono fare un po' di confusione. Vai su quello di Eakins, Davide, per favore, quello di prima praticamente, perché la scelta di stasera, quindi torno un attimo alla premessa, visto che è la prima di una, ci auguriamo, di una serie interessante di puntate su arte e medicina, voleva essere appunto genericamente, come dire, indicativa delle sale chirurgiche, di come affrontavano appunto
questo tipo di operazioni. E allora a partire da Eakins la scelta è caduta proprio per quello che giustamente ha detto il dottor Rinnovati, perché è un pittore del realismo, però ci parla anche proprio del mondo americano, ci parla proprio di quelle che erano le usanze, le abitudini. È un artista, devo dire, di grande impatto, che tra l'altro è vissuto fino al 1916, quindi il mondo che racconta lui si ferma prima di altri aspetti. E questo dipinto molto bello, che tutt'oggi a Filadelfia, dove nell'Ottocento Filadelfia è stato un centro americano importantissimo, volevo appunto che il nostro dottor Rinnovati ce lo descrivesse proprio nel momento, il chirurgo che segue attentamente i fatti, diciamo così, credo conclusivi o non conclusivi, questo ce lo deve dire il dottor Rinnovati, di un momento appunto di chirurgia, di operazione, con questo, chiamiamolo pubblico, tra virgolette, così attento e così, come dire, concentrato, sembra quasi una folla che guarda l'intervento. Funzionava davvero così? Era così nell'America di fine Ottocento? Ma non solo nell'America, nell'America di fine Ottocento probabilmente c'è la più grande rivoluzione chirurgica che c'è nel mondo, perché ora sono cose di cui possiamo tranquillamente parlare. Ma questo tipo di atteggiamento, cioè vale a dire far vedere nella pittura cosa accadeva, e qui lui lo illustra in una maniera splendida, e ora cercherò di spiegarlo, si vede anche nel medesimo periodo anche in Europa, perché un chirurgo come Jules-Émile Péan, che sostanzialmente poi è quello che ha inventato l'isterectomia per via vaginale della seconda metà dell'Ottocento, viene ritratto in medesima situazione in un anfiteatro un pochino più piccolo e più raccolto, mentre insegna ai propri discepoli, ai propri studenti, come si effettua un intervento chirurgico di un certo tipo. In questo caso il dottor Agnew, che è vicinissimo a quello che gli inglesi chiamano il retirement, cioè alla pensione, è in una delle ultime lezioni dove fa vedere a quelli che sono gli studenti in questo che è il teatro, che come dicevo prima nel linguaggio inglese rimane theater, non si chiama sala operatoria ma teatro operatorio, fa vedere e mostra come si conduce un intervento chirurgico. Ma c'è una figura interessantissima che fa da contraltare ad Agnew, ed è la sister, che ovviamente diciamo sempre negli Stati Uniti, ma in Inghilterra cominciano una tradizione che è ben diversa da quella del resto d'Europa, in Italia in particolare, perché loro già avevano una scuola per infermiere professionali e con varie specializzazioni sostanzialmente dalla fine del Settecento. Nell'Ottocento queste sono figure che acquisiscono un'importanza rilevantissima, perché di fatto quella che organizzava e orchestrava l'intervento chirurgico era la sister, cioè la nurse, della sala operatoria. Ora, infatti voi vedete che questa figura con questo cappellino fa esattamente da contraltare all'altro capo del quadro rispetto al dottor Agnew. E è interessante, come dicevo prima, vedere che vestono tutti i camici bianchi, quando lo stesso pittore, né più né meno, 10 anni prima, quando fa vedere la clinica del dottor Gross, fa vedere che sono tutti vestiti in abiti civili. Certo. Perché c'era stato un cambio di marcia in quei 10 anni, cioè la considerazione dell'antisepsi e della sepsi. Cioè si cominciava a usare gli anestetici in maniera diversa, ancorché fosse etere o fosse cloroformio. Gli anestetici locali già esistevano. Si cominciava a preparare il campo operatorio con degli antisettici che qualche volta erano anche particolarmente aggressivi, come il fenolo. Si cominciava a disinfettare le mani, perché la storia di Semmelweis, che chiaramente nasce nel 1918, aveva già insegnato come i giovani medici che assistevano le puerpere
che venivano direttamente alle sale settorie, una volta che venivano fatti cambiare e con diciamo camici puliti e fatti lavare le mani con del carbonato di calcio, la mortalità per febbre puerperale crollava del 50% e passa. Quindi questo è un quadro che ritrae un po' la chirurgia dell'epoca, tenendo presente che è il momento in cui la chirurgia assume una dignità diversa, perché prima sostanzialmente il medico dava le direttive e il chirurgo era poco più di un manovale che eseguiva né più né meno quello che il medico, quindi quello che era l'uomo di scienza, decideva di fare. Nella seconda metà dell'Ottocento in America la chirurgia assume un significato completamente diverso, avendo poi sostanzialmente quello che è l'epilogo più importante con William Olmsted proprio alla fine dell'Ottocento, che dà una svolta incredibile, drammatica nel senso anglosassone della parola, cioè esaltante a quella che è la chirurgia. Cioè per primo lui finalmente affrontando dei concetti di quella che è la possibilità della malattia tumorale, affronta ed esegue una mastectomia radicale secondo Olmsted, che voglio dire poi ha resistito sostanzialmente fino agli anni 70. Fatta eccezione per il fatto che nel 1939 David Patey capisce la diversità delle possibilità che vengono interpretate e dà un intervento molto meno mutilante e è per primo unico al mondo a cominciare una radioterapia postoperatore per il tumore della mammella. Perché anche in questo quadro viene rappresentato il tumore della mammella? Ma perché è un organo esterno, non aveva bisogno dell'apertura dell'addome che rappresentava in tantissimi casi una inevitabile morte per il paziente. E quindi per una questione proprio pratica, al di là di quelle che erano fino a quel momento lì, la chirurgia delle amputazioni, nell'altro quadro che qui ora noi non vedremo... Ti posso fare una domanda, Andrea, sì, per favore? Allora, pensando anche un po' alla nostra storia di Arezzo, no? Che ad esempio c'era proprio la borsa di studio in fraternita per mandare i medici a studiare a Parigi, proprio nell'ambito probabilmente della cardiologia, comunque della chirurgia. Allora, che rapporto ci può essere tra la chirurgia che si faceva negli Stati Uniti d'America, poi in alcune città degli Stati Uniti d'America, questo è ovvio, e invece la chirurgia a Parigi, così dopo come subentrata a Torino come grande scuola? Ma dunque, Parigi era sicuramente un centro interessantissimo, perché se noi andiamo a vedere Joachim Malbarran, che è un chirurgo cinquecentesco che nasce a Cuba, e poi si trasferisce a Madrid ma non rimane soddisfatto e va a Parigi, poverello, morirà abbastanza giovane purtroppo di tubercolosi. Parigi sicuramente era una grande scuola, ma la scuola europea più importante era quella di Birrot, il quale si definiva un musicista prestato alla chirurgia, perché lui suonava in maniera superba il pianoforte e quindi si dilettava a suonare il pianoforte, ma in realtà è stato uno dei chirurghi più importanti dell'epoca al mondo, tant'è che da tutto il mondo lo stesso Olmsted andò a imparare da Theodor Birrot, il quale in maniera molto semplice e molto umile diceva: io vi trasmetto quel poco che ho imparato. Considerate che è stato il primo al mondo a effettuare una resezione gastrica con sopravvivenza del paziente. Mamma e tante mia, altre cose ancora. E quindi gli stessi francesi, lo stesso Pean, che voglio dire è stato un chirurgo estremamente innovativo perché è stato uno dei primi a poi effettuare la resezione gastrica, ma andò a imparare da Theodor Birrot. Quindi diciamo che Parigi sicuramente rappresentava molto, ma all'epoca dal punto di vista delle conoscenze molto veniva fatto anche in Italia. Pensiamo che il primo manometro per misurare la pressione è Rivarocci e viene fatto e sviluppato a Napoli, tant'è
che lo stesso Harvey Cushing, che poi è diventato famoso per essere un neurochirurgo, si recò da New York a Napoli per vedere come funzionava lo sfigmomanometro, sì, sì, e lo portò in America, e di lì ebbe l'impulso che ha avuto, perché non esisteva una monitorizzazione del malato che era in anestesia. Qui voi vedete che c'è un medico che tiene il polso, sì, misura infatti i battiti del polso, perché sì, non c'è una monitorizzazione. Teniamo presente che in questa fase siamo più o meno alla metà dell'Ottocento. Ora qui siamo un po' più in là perché siamo nel 1880. Sì, Eakins ha operato soprattutto in quegli anni lì. Sì, sì, ma ancora non c'è la diffusione dello sfigmomanometro e quindi di un elettrocardiogramma in continua. Non solo, ma bisogna tenere presente che siamo lontani da quella che sarà poi la sala operatoria dei primi del Novecento, perché dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento le sale operatorie hanno un'evoluzione straordinaria. Voi pensate che alcuni interventi che si fanno oggi per la prima volta sono stati fatti nel 1909. Cioè, uno degli interventi più complessi, che è la duodenocefalopancreasectomia, secondo Whipple, Whipple il primo tentativo lo fece nel 1909, per completarlo poi nel 1936. Quindi da lì in poi ovviamente l'impulso della chirurgia è stato completamente diverso. La scuola italiana non era seconda a molte, però anche gli italiani più che a Parigi andavano a Vienna. A Vienna. Allora, l'altro quadro che abbiamo scelto, David, e tu lo sai bene, se vuoi per favore mostrarlo, ci riporta invece molto più indietro nel tempo, quindi arriviamo a Rembrandt. Allora, molto spesso, ora faccio un po', come dire, la parte proprio dello storico dell'arte, si sente parlare un po', diciamo, in maniera non corretta di questi dipinti. In realtà questo tipo di dipinto, di cui Rembrandt ne ha fatti alcuni, ma non è l'unico pittore dell'Olanda, cioè degli stati, dei Paesi Bassi settentrionali, siamo più corretti, a fare questo tipo, perché sono i ritratti di gruppo che andavano veramente molto molto di moda in Olanda nel 600. Allora la lezione appunto di anatomia era un classico, era lo studio dell'anatomia, uno studio antichissimo come appunto sappiamo bene tutti, però questi grandi professori si facevano rappresentare anche in forma molto statica, in questo caso il dottor John Dayman, proprio perché c'era la funzione del ritratto. Allora questo modo, insomma, questo è un dipinto anche abbastanza originale per la verità, però mi chiedevo come funzionavano queste lezioni di anatomia, e sono tutti, appunto, dicevi anche prima, tutti vestiti come era la moda del tempo, quindi queste grandi gorgiere, gli abiti neri, cioè voglio dire, da un punto di vista igienico niente, cioè non esisteva il concetto della prudenza e della, come dire, attenzione in questo senso. Ma sai, fino a Pasteur non si conosceva un granché di tutto questo. Bisogna pensare che questo l'hai accennato prima, ne parlammo anche quando si fece quel convegno nella Sala dei Grandi in provincia. Alexander Yersin, Isola la Yersinia Pestis, che siamo nell'Ottocento. Quindi è evidente che non si riusciva a capire tante cose. Se voi pensate, e ve lo ricorderete senz'altro tutti, come i medici del Seicento portassero queste maschere con questi becchi per andare a visitare gli appestati. Sì, quello dice che, che le portavano a fare queste maschere. Ma avevano inventato queste maschere perché, siccome quando andavano a visitare questi malati c'era un fetore di non poco conto, questi ci infilavano dentro questo lungo becco tutta una serie di erbe aromatiche che chiaramente mitigava l'odore che avrebbero sentito, ma inconsapevolmente facevano una cosa ancora più importante, cioè facevano un filtro, facevano una mascherina, e quindi diminuiva la contaminazione, ma non ne conoscevano le cause. E quindi il non conoscere le cause ovviamente portava a tutta una serie di cose.
fino a, ma nella stessa guerra di secessione americana, che è successiva ovviamente all'invenzione della vulcanizzazione della gomma, perché Goodyear la brevetta la vulcanizzazione della gomma nel 1848, poi lui morirà pieno di debiti e non vedrà la realizzazione di quella che sarà la Goodyear, che verrà realizzata da un altro in onore di Goodyear e che si fa carico di tutti i debiti di Goodyear per poter riscattare il brevetto, perché l'invenzione dei guanti chirurgici, di cui ora io non è che voglio parlare, ma cambierà la storia della chirurgia, perché le infezioni con l'utilizzo dei guanti calano del 70%. Perché fino allora, fino al 1889, operavano tutti a mani nude. E ovviamente, non conoscendo i principi della sepsi e dell'antisepsi, come nel caso del fatto di specie, ma lo sai che c'è un quadro anche molto più famoso rispetto a questo di Rembrandt, che è la lezione d'anatomia del dottor Tulp. Sì, che molto spesso siamo andati a scegliere quelli meno famosi. No, ma questo va benissimo, no? Ma io lo cito per dire che in molti convegni medici nel frontespizio si mette la lezione d'anatomia del dottor Tulp, ma per un motivo semplice, perché il chirurgo fondamentalmente è un anatomico. Chirurgo nasce come anatomico e non può essere diverso, perché lo studio della malattia, della patologia, del come fare è successivo. Il chirurgo deve conoscere l'anatomia per poter effettuare quello che prima il medico gli diceva di effettuare. Ma doveva essere un profondo conoscitore dell'anatomia. Non solo, ma doveva esserlo, perché doveva essere estremamente veloce, e più era veloce, più era possibile che il paziente sopravvivesse. Se noi si pensa banalmente alla chirurgia delle ernie, il Lorenz scrive un trattato sulle ernie del 1820, ma fino a quell'epoca un'ernia strozzata riconosceva un taglio con uno strumento brutale che si chiamava erniotomo, che se uno era fortunato e dentro c'era l'omento e non moriva d'emorragia, campava, oppure se aveva le anse che rimanevano fuori veniva una fistola stercoracea e campava, altrimenti rientrava dentro e moriva di peritonite. Oh, mamma mia. Quindi voi capite che il chirurgo doveva conoscere l'anatomia. Questo è fondamentale, e questo fortunatamente è uno degli aspetti che è rimasto. Quindi quando Rembrandt fa vedere in quel famosissimo quadro che è la lezione d'anatomia del dottor Tulp, e anche in questo caso, premesso che questa prospettiva a me ricorda tantissimo il Cristo morto del Mantegna, ma questo è un altro discorso, perché la prospettiva è quella, secondo me Mantegna questo quadro l'ha visto, perché se no non me lo spiego, però questa è un'interpretazione mia, no, che probabilmente no, ma insomma, comunque è una possibilità che esiste, perché non si poteva prescindere dalla conoscenza dell'anatomia, come oggi non se ne può prescindere, con la differenza che allora il chirurgo nasceva come anatomico, oggi nasce come medico e segue poi l'anatomia. Ma gli ambienti erano sostanzialmente, sì, li chiamavano ospedale, ma erano ospizi, anche Arezzo ce n'erano più di uno. D'accordo, ma le sale operatorie nascono come concetto moderno con William Olmsted al John Hopkins Hospital nella fine dell'Ottocento. Ecco, perché prima erano stanze, sì, assolutamente così. No, Joseph Lister, che diciamo è il primo che ha studiato l'antisepsi, quindi il fenolo per poter disinfettare e tutto il resto, operò la sua sorella di mastectomia sul tavolo da cucina. Ecco, ora l'Olanda, sai, gli stati appunto dei Paesi Bassi settentrionali, perché poi sono più di uno stato, noi chiamiamo Olanda, ma l'Olanda è uno stato soltanto, di altri, insieme ad altri. Ma era il Brabante. Il Brabante erano stati i Paesi Bassi. Ma parlavano olandese, l'attuale Fiandra, Fiamminghi, sì, che parlavano olandese. Dunque, no, allora... Qui bisogna dire che i Paesi Bassi, che li chiamavano le Terre Basse, si sono divise nella metà degli anni 70 del Cinquecento per motivi ovviamente non solo religiosi, ma anche religiosi. La presa della fortezza di Breda.
da parte di Carlo V. E quindi la parte che noi chiamiamo Landa, che erano più stati, quindi c'era la Zelanda, Utrecht e altri, diventano paesi calvinisti. E quindi, insomma, è noto che il calvinismo non riduca, e lo dico tra virgolette, la possibilità di dipingere per molti artisti. Quindi si trovano veramente dei soggetti alternativi, quindi anche in parte appartenente alla loro antica tradizione, appunto fiamminga, quando gli stati erano uniti, e stile fiammingo riguarda sia gli uni che gli altri, cioè sia quelli settentrionali che quelli meridionali. Però ecco, deve essere stato un fatto molto importante, perché tanti medici, orbitanti soprattutto nella zona di Amsterdam, si fanno ritrarre proprio durante queste lezioni, perché comunque era anche avere il ritratto era anche una forma di prestigio e di conseguenza anche di fare conoscere una propaganda della propria attività. Quindi non solo Rembrandt l'ha fatto, ma ad esempio sempre nello stesso ambito, se Davide hai voglia un attimo per favore di scorrere l'altra immagine, da parte di un altro artista che si chiama De Keyser, che è un contemporaneo, un altro dipinto che si trova sempre a Amsterdam, c'è un'altra lezione di anatomia. Ecco, anche questo è abbastanza impressionante. Allora, questi scheletri come li conservavano? Perché, insomma, c'è dietro tutto un mondo anche, diciamo, chiamiamolo parascientifico, di grandissimo interesse dietro questi dipinti. Ah no, questo non c'è alcun dubbio, però già si capisce come all'epoca, potremmo parlare di un nostro conterraneo, Andrea Cesarpino, che insegnava all'Università di Pisa anatomia e i primi due anni, quindi sostanzialmente nel 1582, insegna anche a Galileo Galilei, che era iscritto alla facoltà di medicina dell'Università di Pisa. Poi dopo fece cose molto più produttive, però l'anatomia viene sempre considerata fondamentale. Anche oggi, se noi andiamo a prendere uno dei più famosi libri d'anatomia, che è il Testulla Target, dove in questo i francesi sono stati molto bravi, il primo volume è Osteologia e Artrologia, perché già... all'epoca la chirurgia amputativa, se voi andate a vedere, ora noi non abbiamo questo tipo di esempi qui stasera, ma insomma se ne può parlare tranquillamente, esistevano decine di centinaia di strumenti devoluti alle amputazioni per renderle il più veloce possibile e quindi il più possibile utili per il malato che aveva più probabilità di sopravvivere, perché ricordiamoci che nei campi di battaglia le amputazioni cominciano dalla fine del 400. Certo. Non solo, vi do una curiosità, che c'è un libro di cui ora io non mi ricordo tutti gli estremi, ma che possiedo, di un ortopedico di Montevarchi al seguito delle armate napoleoniche, che descrive perfettamente alcune metodologie di amputazioni per essere estremamente veloci nei campi di battaglia. Considerate che il chiodo endomidollare per la frattura del femore viene studiato, realizzato e effettuato per rimettere in piedi immediatamente il soldato e poterlo far scappare dal campo di battaglia quando viene ferito con frattura del femore. Quindi alcuni progressi vengono fatti ineluttabilmente in conseguenza di questi fenomeni. Dunque, com'era il procedimento universitario? Perché ovvio, insomma, più o meno lo sappiamo che era un mondo abbastanza elitario, no? Però ad esempio nel mondo olandese c'erano situazioni sociali ben diverse rispetto ad altri luoghi, compresi i nostri stati, nella nostra penisola italiana. E quindi c'era una borghesia, quindi forse erano anche così affollate proprio per questo motivo, anche per una maggior facilità di raggiungimento di questi corsi, di partecipazione. Questo è vero, però proporzionalmente a quelli che loro erano le loro possibilità economiche, non è che in Olanda, mentre si è avuto una diffusione straordinaria della pittura, che tu conosci perché lì in qualsiasi casa c'era uno che riusciva a dipingere,
non si è avuta questa grande impulso e questa grande progressione nella medicina. Cioè, la medicina ha avuto progressi altrove, mm-hmm. non in Olanda, che aveva i soldi di cuoio, come dico io. Sì, sì, e anche sì. Questo è curioso, no? Perché sì, fanno queste, per esempio, insomma, a cominciare da Rembrandt, voglio dire. Ma lo fanno sì. Tutti, ci sono tantissimi pittori, ora non c'è solo Rembrandt sì. Che fa questi. No, quali. No, ma per citare il più famoso, per citare certo. Quelli che tutti quanti conoscono. Certo. Però non è che l'Olanda ha avuto in quel periodo un'esplosione della medicina. La medicina ha preso altri lidi. Ma tanto per fare un esempio stupido, andando a 100 anni dopo, il nostro Francesco Redi, che era archeatra del Granduca di Toscana, studiando tutto quello che era il problema del veleno delle vipere, perché non si conosceva la circolazione del sangue, ancorché Harvey avesse già detto qualche cosa, ma soprattutto Andrea Cesalpino, che aveva spiegato in una pubblicazione che è stata molto controversa ma interessante, che esisteva una circolazione polmonare, quindi lui aveva già intuito la circolazione del sangue. Il Francesco Redi all'Accademia di Francia fa fare una figura cascina a Blaise Pascal, cioè a uno scienziato di tutto rispetto. Certo. Perché a tutt'oggi i flussi laminari nelle sale operatorie si misurano in Pascal. La differenza fra il dentro e il fuori deve essere minimo di 6 Pascal, che è un flusso minimo, che però consente un flusso laminare di fuoriuscita e quindi per la diminuzione della carica batterica e la diminuzione della possibilità delle infezioni. Però Francesco Redi all'Accademia di Francia, quindi di fronte al fiorfiore dei scienziati di tutta Europa, beve tutto d'un fiato un bicchiere di veleno di vipera. E tutti pensavano che rimanesse secco stecchito, in effetti se aveva un dente cariato, una ferita in bocca, gli sarebbe riuscito facile di morire secco stecchito, invece evidentemente aveva i denti sani e non aveva ferite in bocca, e quindi lui sopravvisse a questa prova facendo fare una figura così abbastanza barbina a Blaise Pascal, niente po' di meno che. Quindi, ecco, però per dire, la scienza, prego, di. No, no, dicevo, in Olanda è frequentissimo, ti ho spiegato insomma che l'Olanda anche si deve creare soggetti alternativi, ecco, possiamo dire così, rispetto ad altre situazioni che avevano tutta la possibilità di fare quadri per una committenza ecclesiastica o non ecclesiastica, comunque destinati a chiese, altari di patronato e quant'altro. Però insomma, l'Olanda non aveva ancora, anche se Amsterdam stava diventando una città ricchissima, una vera e propria metropoli molto probabilmente, ma non aveva una tradizione universitaria così radicata, eppure ci sono tutti questi ritratti. È vero che era un paese che curava moltissimo la cultura anche dell'infanzia, perché anche un altro soggetto che ricorre a sé frequentemente in Olanda nel 600 è proprio anche questo, cioè l'educazione, l'insegnamento del saper leggere e, come dire, insegnare a leggere e saper scrivere, insomma questi erano i due temi. Infatti non avevano un gran numero di analfabeti. Ecco, mentre in altre realtà, come potrebbe essere la Parigi, che comunque già nel 600 era in piena crescita, o non parliamo di Roma, che era già arrivata, voglio dire, non aveva bisogno di crescere come luogo mondiale di riferimento, ecco, non esiste proprio per niente questa tradizione di farsi ritrarre mentre si fa una lezione di anatomia, no? Ecco, allora è proprio anche un sì. Fatto di prestigio che conferivano questi soggetti. Però quello che notavo io, che come dicevo prima, a fronte di questa situazione che è anche interessante, anche bella, anche affascinante per tanti aspetti, in Olanda non c'è questo grande progresso della medicina. Ecco, appunto, questa è una grande curiosità, ad esempio, questo è interessante, no? Perché la medicina quindi ha altri lidi. Certo. Ma neanche Berlino. E voglio dire, già all'epoca ci sono fior di patologi tedeschi, medici tedeschi, eccetera, eccetera, però operavano per dire, a Berlino. Perché Berlino ancora nel 600 era una città, voglio dire, non così importante per gli stati di lingua tedesca, perché comunque ancora c'era il Sacro Romano Impero. Assolutamente. Dire, esatto. Però per dire, Morgagni, Bologna, sì, Norimberga. Se tu vai a vedere in quell'epoca, Morgagni, i grandi studi d'anatomia,
che poi danno nome a tutta una serie di strutture che sono nell'organismo, a cominciare da quello che è il linfonodo vicino alla cistifellea, che si chiama linfonodo di Morgagni, e a Padova. Eh sì. Noi abbiamo avuto, cioè non possiamo dire ancora Italia, però diciamo nei nostri stati, chiamiamoli italiani con un po' d'orgoglio, le signorie italiane abbiamo avuto dei livelli molto più alti, questo senza assolutamente dubbio, assolutamente capito, questa è la curiosità, mentre diciamo lì la pittura soprattutto tra 500 e 600 in Olanda, ma questo te lo spieghi bene, non è che lo debba dire io che sono solo soprattutto il 600. Sì, ma non è che lo devo dire io, che in questo senso sono solo un curioso, non è che sono certamente un esperto. Vedi un fiorire di cose secondo me straordinarie. Basta pensare a Franz Hals, la ritrattistica di Franz Hals. Cioè io ho un volume bellissimo su Franz Hals, che tant'è che portai quando andammo in Olanda a Haarlem, che era il luogo natale di Franz Hals, che c'è un quadro solo peraltro in quel museo Franz Hals, però ci portai tutti a vedere questo quadro perché è una cosa straordinaria, no? E a fronte di questo però non è che poi dopo in Olanda si sia avuto un grande sviluppo della cultura medica. Ecco, questa è la cosa interessante, mentre invece la cultura medica ha preso altri lidi nell'Europa continentale. Vienna era l'epicentro, poi Parigi, ma poi la stessa Roma, ma Padova, Milano e via e via, anche Napoli, la scuola di Salerno, la scuola è antichissima, medica, sì. Quindi tante cose, ma in Inghilterra, a Londra ci sono le prime consultancy. Cioè si comincia a organizzare l'impiego di medici in più ospedali per poter far fronte a un numero limitato di medici. Nasce la Royal Infirmary a Edimburgo. Dottore, vi posso chiedere una cosa? Sì. Ma questi quadri che abbiamo visto, tutti questi a cui fate riferimento, avevano una funzione didattica educativa o erano solo delle rappresentazioni artistiche? Erano ritratti, Davide, erano ritratti. Allora, il motivo per cui Hickins è secondo me molto didattico da questo punto di vista, ma non tanto per la pittura dell'Ottocento, che lui in America esprime perfettamente, perché con il realismo, iperrealismo, secondo me è interessantissimo, ma che ritrae dei soggetti che sono i soggetti di un'arte che in quel momento sta avendo un grande sviluppo e che è la medicina e la chirurgia. Sì, però non si possono mettere a confronto le motivazioni dei ritratti del 600 con Hickins. No, allora, Hickins è come se davvero in un qualche modo fotografasse quello che stava accadendo, mentre dall'altra parte sono proprio ritratti di gruppo, come la famosa ronda di notte di Rembrandt. Non è mai stata una ronda, tantomeno di notte, è un ritratto di gruppo fatto appunto in onore dell'arrivo in esilio di Maria de' Medici, quindi di alcune corporazioni di milizie locali. Ma poi io prima ho citato Franz Hals non a caso, perché tu sai benissimo, molto meglio di me, che Hals ritrae una serie di gruppi di persone, di quelli che erano le varie associazioni e congreghi olandesi dell'epoca, che erano a Haarlem ovviamente, perché lui era di Haarlem e le ritrae sia lì che a Amsterdam, perché quello era il mondo che riproducevano. Sì, ma comunque ci sono anche tanti ritratti di gruppi, ad esempio dei consoci dell'ospedale, sia quelli femminili che quelli maschili, quindi era un modo di essere, come dire, riconosciuti in un ruolo, chiamiamolo borghese, sociale, sì, ma anche di una certa classe, perché comunque a Firenze il principe non si sarebbe mai fatto ritrarre in questi termini. Ecco, questo sarebbe stato un ritratto ufficiale di altro genere, ecco, non così. Mentre Hickins invece proprio racconta il mondo, quelli erano anche dipinti che
di un concetto molto americano. Quello che dici te è Velázquez che dipinge la resa della fortezza di Breda, dove c'è Carlo V che prende le chiavi della città. veramente lo prende lo Spinola, che era al suo servizio. Va bene. Il concetto è quello, sì. Comunque, allora, questa è la prima puntata. Noi continueremo la prossima, magari parlando ad esempio dei tanti quadri dei Cavadenti, che io mi sono sempre chiesta chi aveva il coraggio di andare a farsi torturare. Non c'era altra soluzione. Mamma mia, perché ce ne sono tanti e sono anche molto interessanti. Poi parleremo anche della categoria dei quadri, ad esempio la visita del dottore. Ci sono dei quadri divertentissimi che sembra veramente che prendano il tè coi pasticcini, cioè che non ci sia nessuna valenza, come dire, scientifica, ma neanche voglia di capire la malattia, o forse l'impossibilità di capire bene cosa, la diagnosi, insomma, di fare una diagnosi della situazione a cui si trovavano di fronte. Insomma, continueremo in questo modo, raccontando anche nell'antichità, perché anche l'antichità ci parla tanto di medicina, insomma, e poi comunque abbiamo il grande giuramento, voglio dire, che tutti i medici fanno e che non dovrebbero smentire, e ce lo insegna proprio il dottor Rinnovati, che viene proprio dal mondo antico, il giuramento di Ippocrate. Quindi saranno delle puntate brevi, ringraziando anche ancora una volta da parte mia anche Davide, ma non te ne avrà male Davide, soprattutto il dottor Rinnovati, perché tra le tante tantissime, no, io lo ringrazio anch'io, ho trovato il tempo anche per accontentare questo desiderio e questa voglia di parlare d'altro, rimanere nel mondo della medicina, ma di parlare d'altro, senza minimizzare assolutamente il problema Covid, perché assolutamente sarebbe ridicolo e senza alcun senso logico, però insomma si può parlare di medicina anche in altri termini e anche attraverso le opere d'arte. Ecco, l'ultima cosa, se vi posso chiedere, prima parlavamo dell'igiene, che insomma è una scoperta nelle sale operatorie, che poi chiamando sale operatorie, ma nemmeno nel mondo antico avevano, i romani avevano capito l'importanza dell'igiene, dottore? Ma l'igiene è inteso in senso che lavavano le ferite, ma mancava quella che era la conoscenza. È chiaro che per esempio avevano capito sicuramente che l'urea messa nelle ferite poteva essere in qualche maniera un disinfettante e un detergente, tant'è che in condizioni, diciamo, di ferite nei campi di battaglia, insomma i romani questo lo sperimentavano, essendo un popolo aggressivamente guerriero, spesso su ferite superficiali urinavano nella ferita laddove era possibile per disinfettarla, ma non è che conoscessero il significato della e avevano capito anche altre cose, cioè quando Cesare va in quella che è la terra ladina, che li trova in condizioni drammatiche, tenete presente che all'epoca di Cesare già i romani usavano una specie di dentifricio che era fatto con la menta e la salvia, quindi avevano già un senso dell'igiene dentale, perlomeno. Descrive e dice: questi si puliscono i denti con eoquomingunt, cioè con l'urina. Giulietta, che fortuna che abbiamo avuto a nascere ora, perché io l'ho sempre pensato, me ne convinco sempre. No, certo, di nascere più avanti potrà dire anche di noi, tu chissà quanto ne potrà dire, però chissà. Potrebbero fare anche discorsi scontati, ma insomma anche parti, insomma veramente meglio essere nati, per quanto mi riguarda, nel 63, guarda, perché veramente ha fatto dei passi avanti, ecco perché bisogna anche credere nella scienza. Io approfitto, se me lo permetti Davide, di ringraziare, certo, i nostri spettatori, perché qualcuno anche ha salutato per scritto, quindi ora non tutti. Sì, ma li faccio rivedere velocemente. Maria Grazia Montalto, Maria Grazia da Firenze, Paola Zappalotti, Chiara Moreschi,
Moreschi, la Stella Ficai. E vai. Quindi... Ecco, Andrea, grazie, è molto interessante, è grazie un'occasione per imparare veramente un gran numero di cose importanti, che guarda, i quadri parlano, i quadri raccontano, non c'è niente, ormai è un discorso risaputo, però molto, molto di più di quanto si possa immaginare. Ma guarda perché... Lilletta, che a me su Hickens ha fatto piacere una cosa. Perché io conoscevo i rematori, i vogatori. Sì, quelle i famosi università. Vabbè, io Corino conosco quelli più famosi, non è che conosco quelli meno famosi. No, però mi aveva colpito. Mi aveva colpito quando, quindi te mi hai parlato di quella che era la sostanzialmente il quadro sul dottor Agnew. Io ho visto subito quello poi del dottor Gross mi sono riguardato un po' di cose. Per me è stato interessantissimo perché questo è veramente dal personaggio sicuramente eclettico, personaggio sicuramente strano, perché per spiegare i movimenti del bacino a lezione all'Accademia di Pennsylvania si tirò giù i pantaloni muovendo il sedere. Quindi questo fece dottore. Ovviamente scalpore, no? Quindi ho scoperto anche delle cose che sono divertenti oltre che curiose. Infatti bisognerebbe conoscerli questi personaggi. Questi... E di questo io devo dire ti ringrazio perché tu lo sai. Fanno i corsi di arte americana e quindi stiamo abbastanza su Hickens perché comunque è stata un po' una svolta. Da un punto di vista artistico ha preparato un po' il terreno, anche se poi sono stati dei fatti storici che hanno determinato il passaggio come luogo di riferimento, di laboratorio dall'Europa a New York, agli Stati Uniti d'America, però anche Hickens è stato un tassello sicuramente significativo. Ecco, mi chiedevo sempre questi professori che vengono rappresentati, che storia hanno, ad esempio, anche che carriera hanno fatto, dove si sono formati. E quindi la prossima volta magari andiamo anche a conoscere nel dettaglio la vita degli effigiati, diciamo, dei ritrattati. Bene, io anch'io devo fare i complimenti a te, Lilletta, per forza, perché sei bravissima e che, insomma, non c'è bisogno nemmeno che lo dica, perché la tua preparazione è sicuramente unica e importante. C'è di meglio. Vabbè, comunque quello che conosco io, devo dire, insomma, lo posso dire, è una valutazione soggettiva. Poi devo dire, sono rimasto incredibilmente dalla narrazione del dottor Rinnovati, perché effettivamente lo conoscevo come medico, l'abbiamo detto prima, anzi come chirurgo. E quindi complimenti veramente, perché anche, insomma, la capacità espositiva, la chiarezza, la capacità anche di sintesi e di rappresentazione è veramente da grande oratore, devo dire. Quindi, insomma, è una grande soddisfazione avervi avuto in trasmissione. E i commenti vedo che continuano ad arrivare e quindi magari dopo, se volete, gli potete rispondere anche ognuno di voi, da voi. E io vi ringrazio veramente, quindi l'appuntamento lo faremo sapere con i nostri promo molto prima. Rimaniamo nella data del 26, poi vediamo come cade ogni mese il 26, perché bisogna vedere poi che giorno, ora non ho il calendario in testa. Sì, vediamo, comunque più o meno considerate che sarà nell'ultima settimana di ogni mese, poi vediamo se c'è... Comunque chi ci segue diventi amico della nostra pagina Facebook mettendo mi piace, vedrà tutta la programmazione, perché lì annunciamo con largo anticipo tutte le trasmissioni, sicuramente anche questa, quindi avrete modo in tutti i nostri canali di essere informati, comunque orientativamente il 26 del prossimo mese. Grazie dottor Andrea Rinnovati. Grazie a voi. No, grazie a te Andrea. Grazie dottore, veramente, guardi, poi sentir parlare, ecco, devo dire anche questo, sentir sempre parlare questi virologi in televisione,
sentir lei stasera che parla anche, parlava di medicina, ma ne parlava sotto il profilo artistico, fa veramente piacere. E spero che qualcuno di loro e di questi virologi l'abbia sentita e cominci anche lui a parlarci di arte e vediamo di parlare meno di questo benedetto virus che veramente non ne possiamo più. Grazie di nuovo dottore, grazie Liletta Fermasari anche per averci portato il dottore, grazie a tutti i nostri telespettatori veramente numerosi questa sera, perché evidentemente i relatori, i nostri ospiti, insomma, sono capaci di grandi attrazioni. Grazie veramente e arrivederci, ci vediamo con questo ciclo di trasmissioni precisamente fra un mese, giorno più, giorno meno. Arrivederci.